Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Siamo al mondo 7, cena cimentosa. Mancano solo il livello 3 e il livello del boss, presumibilmente Landia. Ma lo scopriremo oggi comunque. Prima completiamo il livello 3. E con questo livello completato, se raccolgo tutte quante le sfere di energia, le ho completate al 100%. Oi oi, assorbiamo Knuckle Joe. Scendiamo. E questi che ci fanno qui? Oi. Via. Via. Ok, andiamo. Questa mi sa che è tosta pure come livello, eh. Oi oi. Sì, guarda un po' che robina che succede qua. Palle di fuoco da tutte le parti. Ma che stanno facendo? Andati. Oi oi! Sì, amici miei, qua ci facciamo sempre e solo male. Aiuto! Beh, amico mio, però. Wow. Diciamo che è andata bene. Ho come l'impressione, dicevo, di dover rompere tutti quanti questi cosi per scoprire magari qualche segreto strano. Ma forse no. Vabbè, insomma, danni che ho fatto me li sono ripresi. Io, a parte il pomodoro, non mi sembra ci sia altro. Forse dovrei controllare meglio, ma mi sa che mi toccherà rifare un giretto qui. Ah no, non serve rifare il giretto qui. Serve solo stare attenti. Basta solo fare attenzione a dove si passa e si vede tutto. Qui non tocco terra perché tanto... Senti, tanto che ci sto, ecco, dicevo. Non tocco terra! Ah... Oddio, effettivamente prendere magari il sasso, diventare Kirby pietra potrebbe essere un'idea. Però devo stare comunque attento lo stesso. Ah, qui ce la giochiamo così a pallone proprio. Penso che l'area di effetto sia piuttosto contenuta. Wow, perché è così alto qui? Possiamo proseguire. Anche se penso che ci sarà un altro Phoenix da affrontare, visti i nostri precedenti incontri. Dai Frosty, vieni qua, dai. Eccola là, va. Ma qua è anche difficoltà aumentata poi, eh. Ah, però. Ma perché mi dà? Vabbè, comunque è andata. Bene, diventiamo Kirby Elettro. Scusatemi, però, tanto che ci sono. Ecco qua, ne metto un altro subito per sicurezza. Serde Zack, no. Non è proprio andata bene, ma insomma, meglio di niente. Quindi qui nessun... No, qui ci sono solo nemici, quindi vado allora. Così carico l'attacco, carico. E quando sono pronto lo lancio. Bello.
E qui che abbiamo? Ok, sembra interessante questo. Ah, nasconde un one up, nasconde. Nasconde solo un one up, ok, andiamo. Inizia a farsi interessante la faccenda, effettivamente, perché se questi qui nascondono cose... Bella non è. Lo sapevo io. Vedi, c'era qualcosa di nascosto. Ok. Bene. Wow. Bella sta parte, mi piace. Eccolo qui. Bello. Molto carina sta parte. Molto molto carina. Ah no, quelli li voglio prendere, ehi. Perfetto, possiamo proseguire ora. Oioi, amici miei. Buono. Tombola. La chiave che dovrò usare poi da quest'altra parte, immagino. Eh sì, con questi che mi inseguono. Ma era ovvio. Non poteva essere semplice. Ma oh, cos'è questo ora? No, mannaggia a te. E la chiave? No. Mi ha preso la chiave, quindi. No. No. Oh. No, da fa così però no. Non me l'aspettavo quelli. Ma quel nemico lì così? Boh, vabbè. Andiamo. Andato. Poverino. Non aveva possibilità. Ah, tutti quanti i nemici così ora appaiono. Lo so che dovrei raccogliere quello che lasciano, ma non... Cioè, non ha molto senso. O forse sì, non so, io che non voglio accettarlo. Vabbè, ci lascio sempre qualche stellino, ormai è così. Ah, quanto mi dispiace per quell'ingranaggio.
Che poi vabbè, ingranaggio non è il nome tecnico, però ragazzi, è un ingranaggio. Chi ci manca? Qualche altro nemico? Sì, lui ovviamente. Wow, yoi. Pericoloso, eh. Chi è qua sopra che fa casino? Che vuoi tu? Vai via. Andiamo. Mi sto finendo il potere, quindi direi di proseguire velocemente. Ecco qua. Wow. Il vulcano proprio. Ok, prendiamo sti ultimi due sfere di energia e vediamo poi quella prossima, con l'ultima che rimane, che cosa fare. Oi oi, questa è tosta, eh. Aiuto! Niente? Ehi! Pensavo potessi prendere anche da lontano, invece no. Ah, c'era quello che faceva andare. Dai, dai, dai! Ma io qui svolazzo perché è meglio. Ok. Ok. Ok, ci siamo. E questa è fatta in teoria. In molta teoria. Che abbiamo qua? Ok, quello randomico che potrebbe essere più forte di tutti. Ah! Bomba. Ah! Però un uso so. Sono un completo idiota. No, no, ma ditemelo, Andrelink, sei proprio un deficiente, proprio, ma... Doppia! E uno. E due. È fatta allora questa. Devo solo recuperare l'ultimo ingranaggio, l'ultima sfera di energia e neanche serva che faccia questa lotta. Posso anche andare avanti e via, no? Poi. Lui è forte. Vediamo un po', magari ci servirà per l'ultimo atto. Ecco qua, perfetto. Va bene, e questa è fatta.
Amico mio, andiamo a prendere l'ultimo e poi ci rivediamo dopo col boss. E presa l'ultima sfera di energia, completiamo questo livello e andiamo ad affrontare il boss di questo mondo 7. Bene, tutte le sfere di energia prese. Le 120 sfere di energia che hai raccolto hanno riattivato la porta della sfera degli oggetti per giocatore singolo. E ora? Vado un attimo al Parco Magolandia. Resa dei conti con il boss del settimo mondo di Cena Cimentosa. Ah, siamo in mezzo alla lava, ovviamente. Pomodoro per ricaricarci del tutto. Oh, quanti power up abbiamo? Abbiamo ninja, bomba, lama, foglia, piuma e sabbia. Mi sta per la mente che sabbia e piuma siano quelle più... Kirby volo, ecco, siano quelle più indicate. Non lo so perché. Proverò Kirby volo, dai. Anche se non penso di riuscire a farlo al primo tentativo, il boss, ma... Se è Landia, certo. Ok, cominciamo allora. Oh, non posso neanche arrivare tanto lontano con gli attacchi. E se vado sotto con l'attacco? Ah, ok. Ok, bene. Oi oi, aia. No, ho perso il potere, no, dai. Oh, cielo. No. Non posso assorbire fuoco. Ah, ok, prima... cioè, prima fase, prima metà. Oh no, si divide! No, no, no! No, non so cosa fare. Oi, oi. Ah, ok, si divide. Vabbè, allora... Non so se... Ah, sfera abilità casuale. Vabbè, proviamoci, dai. Almeno ho un'abilità, dai. Vabbè. Allora, un'altra cura.
sconfitto Landia? Ben fatto, Kirby! La tua reputazione di grande eroe è più che meritata! Il tuo aiuto è stato fondamentale per sconfiggere Landia! Ah, è finalmente mia! La fonte del potere assoluto, la corona suprema! Fin dall'inizio il mio scopo era quello di ottenere questa corona. Perché quelle facce? D'accordo, lasciate che vi spieghi. Ho provato a sconfiggere Landia da solo, ma ho perso. Così sono fuggito sul pianeta Pop. Ed è allora che ho pensato che avrei potuto farti sconfiggere Landia al posto mio. Sì, sono un genio, lo so. Mi hai anche aiutato a riparare l'astrobarca. Sei stato proprio gentile, sai? In ogni caso, è giunta l'ora che il tuo pianeta, anzi, è giunta l'ora che l'intero universo si pieghi al mio cospetto. Visto che mi siete stati d'aiuto, il vostro pianeta sarà il primo. Preparati, pianeta Pop, sta arrivando il tuo nuovo imperatore!